Il mio intervento di oggi invece si focalizzerà su due situazioni più complesse che io definisco caratterizzate proprio da una complessità nella complessità, perché come vedremo non è detto che il sistema attorno al ragazzo o alla ragazza che vengono allo sportello riescano comunque ad attivarsi e quindi a far sì che comunque i nostri interventi abbiano comunque un esito positivo. Claudia è una ragazza che viene allo sportello, accede spontaneamente allo sportello d'ascolto, i genitori sono separati. Quello che mi colpisce è che lei porta una grandissima dose di rabbia, una rabbia nei confronti della madre che viene descritta come una madre molto assente emotivamente ed affettivamente, e un odio nei confronti del padre perché è ritenuto responsabile della loro separazione. Claudia un giorno, dopo una serie di colloqui allo sportello, viene accompagnata da un'amica, e avuto la sensazione che quell'incontro era realmente importante per lei, perché come sappiamo spesso noi accogliamo allo sportello anche i compagni, comunque diamo la possibilità ai ragazzi di venire insieme allo sportello perché la compagna e il compagno rappresentano veramente un supporto emotivo e fisico alla ragazza. In quella circostanza Claudia mi racconta per la prima volta che si taglia. Dove si taglia? Le parti del corpo prevalentemente attaccate da Claudia sono le braccia, sono ferite non profonde, io chiedo di farmele vedere, lei collabora molto, devo dire la verità, e sono ferite fatte con una precisione agghiacciante, le braccia sono completamente deturpate, sono prevalentemente sull'avambraccio, sono segni orizzontali. Vi dico orizzontali perché spesso noi cerchiamo anche di capire in che modo si sono fatti i tagli, come si sono procurate queste lesioni, se sono orizzontali, se sono verticali, se sono dei graffi o se sono comunque delle ferite che sono andate un po' più in profondità. Nelle storie, diciamo, delle ragazze che vengono allo sportello e che ci portano questi racconti di autolesionismo, in realtà a volte vediamo che le altre parti del corpo attaccate sono a volte parti anche più nascoste, quindi a volte l'interno coscia, addirittura la pancia, quindi sono comunque parti meno visibili a noi dall'esterno. Come si segna il corpo, Claudia? In realtà lei mi racconta che inizialmente ha utilizzato le linguette delle lattine e successivamente nel corso del tempo ha iniziato ad avere bisogno di passare alle lamette del rasoio, proprio perché mi verbalizza questa necessità che i tagli dovessero andare più in profondità, quindi questo bisogno di uno strumento più tagliente che in qualche modo andasse più in profondità. Ci sono comunque altre modalità di procurarsi le lesioni, noi raccogliamo spesso di racconti in cui le ragazze ci dicono che si strappano i capelli, si grattano a tal punto da procurarsi delle ferite e addirittura impedire una guarigione delle ferite stesse, oppure addirittura anche introdursi degli oggetti sotto le unghie. Quando è che si taglia? Claudia si taglia solitamente dopo un litigio prevalentemente quando litiga con la madre, però è capitato anche diverse volte dopo un litigio con il padre, e diciamo che nella nostra come dire, nel nostro lavoro di sportello, soprattutto in questi ultimi anni, abbiamo raccolto proprio le testimonianze delle ragazze che effettivamente il taglio, la lesione avviene in seguito ad un evento separativo, quindi in qualche modo una rottura, un allontanamento, quasi come se all'evento separativo dovesse seguire poi un attacco al corpo.
con che frequenza si tagliano? In realtà non c'è una frequenza ben precisa, i ragazzi spesso ci riportano che dipende un po' dalle situazioni. C'è chi magari si procura le lesioni per diverso tempo, per mesi, c'è chi riesce a smetterlo, c'è chi invece si continua a tagliarsi anche per diverso tempo. Questa è la frase di Claudia: quando mi taglio provo sollievo, mi calmo, quindi vedere il sangue uscire ha un effetto liberatorio, quindi questo è quello che vive Claudia. Il taglio le serve per liberarsi, per calmarsi, e in qualche modo riesce anche a tirare fuori quella rabbia di cui non riesce a parlare né con il padre né con la madre. Quindi il taglio le serve proprio per tirare fuori un sovraccarico emotivo che per lei è intollerabile, e quindi passa all'agito, passa ad attaccare il corpo. L'attacco al corpo, quindi, come dicevo, diventa un modo per esprimere delle emozioni indicibili e regolare un po' un caos interno. Possiamo pensare che la pelle e il corpo diventa un po' un luogo ideale per le pratiche dell'autolesionismo, quindi, come dire, le parti del corpo possono essere svariate e gli attacchi veramente tanto, tanto, tanto forti. È interessante il questionario dell'EDI2 sui disturbi del comportamento alimentare. Io vorrei far cadere l'attenzione su una subscala in particolare. Qui abbiamo tre scale predittive del disturbo del comportamento alimentare: l'impulso alla magrezza, l'insoddisfazione per il corpo e la consapevolezza enterocettiva. In particolare l'insoddisfazione per il corpo, della quale io ho estrapolato tre item per farvi un po' rendere l'idea di che cosa si occupa questa subscala. Sono soddisfatta del mio aspetto fisico, penso che i miei fianchi siano troppo grandi, penso che la grandezza delle mie cosce sia giusta. Il dato su cui io voglio portarvi a riflettere su il punteggio che le ragazze, il 56% femmine e 45% maschi, tra i 12 e i 21 anni, su un campione di 5.000 ragazzi, effettivamente le ragazze hanno ottenuto un punteggio molto elevato, quindi uno scarto molto importante, significativo rispetto ai maschi. Questo ce la dice lunga su quanto il corpo in questa fase, in questa fascia di età tra i 12 e i 21 anni, come dire, è un po' il ricettacolo di tutte le preoccupazioni del ragazzo. Cioè il ragazzo attacca il corpo e è insoddisfatto, e quindi i ragazzi sono fortemente preoccupati del proprio corpo. Il corpo quindi dell'adolescente diventa un luogo di espressione, come ho detto prima, no? Della sofferenza psichica, e uno strumento di comunicazione di conflitti evolutivi profondi. Il corpo diventa un po' un testimone. Ecco, se in questo momento diciamo recupero un po' nella mia memoria le immagini delle braccia di Claudia, effettivamente le braccia di Claudia urlano un malessere interno molto 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 forte. Quindi i nei, le cicatrici, i tatuaggi, le sacrificazioni rivestono la pelle di un tessuto identitario, quindi sicuramente le braccia di Claudia testimoniano la sua sofferenza. Quindi lo sportello d'ascolto ha una funzione molto importante, quella di ponte, che cerca di mettere in comunicazione le due parti che non comunicano. Quindi in questo caso abbiamo cercato di far come dire, coinvolgere anche la madre per cercare un pochino di attivare in lei la preoccupazione che la figlia comunque ha un malessere e bisogna prendersene carico. In realtà Claudia è stata molto brava, perché è riuscita a parlarne lei con la madre, quindi a raccontare che si tagliava, che stava male e che aveva bisogno di aiuto. La madre, ahimè, reagisce così: tu ti tagli solo per attirare l'attenzione, devi smetterla. Questo mi fa un po' pensare su quanto a volte i genitori, come negli interventi successivi ne parleranno sulla genitorialità, i genitori a volte non ce la fanno a trovare dentro loro stessi delle risorse per poter accogliere il malessere del figlio e a riconoscere il malessere del figlio. Quindi
è difficile proprio cercare una collaborazione e quindi lavorare per far attivare il genitore e creare appunto una sinergia. Questo di cui parlavo poco fa, quindi c'è una collaborazione tra sportello ragazzi, sportello genitori, scuola e famiglia. Questo è come dire, una risorsa molto importante nel lavoro di sportello d'ascolto. Infatti tramite la scuola abbiamo potuto incontrare la madre e è come dire, particolare questo che sto per dirvi, perché in realtà eravamo più preoccupati noi, io come psicologa dello sportello dei ragazzi e la mia collega come psicologa dello sportello dei genitori, piuttosto che la madre. Quindi in qualche modo lo sportello d'ascolto comunque arriva in alcuni momenti fino ad un certo punto, e non è detto che, come ho detto precedentemente, il sistema si possa attivare intorno al ragazzo. Quindi costruire un'alleanza con il genitore è un lavoro complesso, quindi ci scontriamo con la difficoltà a riconoscere proprio del genitore il malessere, il disagio di cui il figlio è portatore. Queste sono invece delle frasi che io ho voluto riportare, che penso siano importanti nel lavoro con soprattutto con i casi di autolesionismo, e sono invece situazioni che hanno permesso alle diciamo, le ragazze hanno smesso poi di tagliarsi. Una ragazza dice: da parecchio tempo che il mio braccio è pulito, le cicatrici ci sono ma sono tutte vecchie. E un'altra invece: ho capito che la mia vita sta nelle mie mani, non in quelle della lametta. Quindi ho voluto comunque riportare queste frasi perché in queste situazioni lo sportello d'ascolto è stato comunque un modo per dare la possibilità alle ragazze di introdurre il pensiero, introdurre uno spazio di riflessione che è andato a mano a sostituire quello che è l'agito, che sta alla base poi degli attacchi al corpo. Questo invece è un altro caso difficile, ma soprattutto complesso, perché l'ho denominato un palloncino che nessuno tiene per il filo. Ci sono momenti in cui vola basso, altro in cui la distanza aumenta smisuratamente, arrivando lassù in alto, in una dimensione altra. Questa è un'immagine che mi evoca costantemente questa ragazza, Marta, di 17 anni, che viene allo sportello. In realtà il filo è l'unico appiglio che la può mantenere più vicina ad un esame di realtà. È una ragazza che costantemente mi porta allo sportello vissuti di violenza fisica, psicologica, a sfondo sessuale. Ha perso il padre all'età di 14 anni, lei vive con la madre, e sembra assurdo, ma io ho pochissime cose da dirvi sulla famiglia di questa ragazza, perché in realtà i colloqui saranno interamente riempiti da pensieri deliranti, e quindi quasi più la mia collega che si è occupata dello sportello d'ascolto dei genitori, che ha avuto modo di conoscere la mamma, è lei che ha raccolto più informazioni di me rispetto a quella che è la storia familiare di Marta. Quindi, come dicevo, accogliere Marta significa ascoltare tutti i suoi pensieri deliranti, sconnessi, confusi. Lei mi parlerà di aborti, sevizie, rapporti sadomasochistici, quindi sono comunque contenuti molto molto forti e anche difficili da reggere all'interno soprattutto di uno sportello di ascolto che non è uno spazio di psicoterapia. In questo marasma di contenuti violenti l'obiettivo è sempre quello di creare un terreno nel quale Marta possa trovare un aiuto. In realtà ho deciso di portare questo caso perché diciamo, è stato necessario una modifica a quello che è il setting che noi diciamo, utilizziamo nel nostro approccio. Solitamente noi accogliamo i ragazzi per 4, 5, 6 incontri, in realtà con Marta io ho lavorato per quasi ben 2 anni. Tenendo chiaramente sempre a mente di non cercare di aprire più di tanto delle riflessioni, cioè aprire, ma aprire sempre fino ad un certo punto.
Quindi il setting è stato assolutamente importante modificarlo, proprio perché, come dice Carbone, da elemento costante dell'analisi si fa processo, cioè dispositivo che si modifica, si sviluppa. Infatti è stato proprio l'unicità di Marta e quindi i suoi contenuti che portava a accendere un po' una lampadina in quello che è il modo, no, di lavorare e fare un po' di modifiche. Quindi riorganizziamo il setting, non possiamo permettere che questa ragazza venga per 4 incontri e poi non si risolva niente, quindi è importante dilatare il tempo. L'unicità di Marta quindi ha avuto bisogno di un intervento diverso e non era importante ovviamente misurare la veridicità dei suoi contenuti, perché si sentiva che erano comunque pensieri deliranti, che stava comunque su un altro piano. La dimensione temporale è stata quindi importante per un contenimento del sé frammentato di Marta. Questo è un momento importante del lavoro con Marta, in quanto è stato importante perché ci ha permesso comunque di riflettere sul quanto sia stato importante per lei avere uno spazio continuativo e costante, seppur non di spazio di psicoterapia, ma comunque un luogo dove riporre i suoi pensieri più temuti, più violenti, più fastidiosi. E nel corso del tempo siamo riuscite pian piano a, come dire, arginare questo vomito di pensieri deliranti, per far emergere pian piano la parte emotiva di Marta e quindi piano piano metterla in contatto con le sue parti malate, quindi arrivare lentamente a riconoscere di avere bisogno di aiuto, che però non poteva risolversi all'interno di uno spazio di sportello d'ascolto, ma c'era bisogno di un altro tipo di intervento, quindi una vera e propria presa in carico. Dopo quasi un anno di lavoro con Marta si può parlare della necessità di intraprendere un percorso psicoterapeutico. C'è da dire che Marta, quando viene allo sportello, ha 17 anni. Dopo quasi un anno di lavoro cerchiamo di lavorare anche con la madre attraverso la collega dello sportello d'ascolto per i genitori, e in realtà anche questa volta la madre, cioè anche in questo caso purtroppo la madre non è stata capace di accogliere e riconoscere il malessere della figlia. Nel frattempo Marta ha compiuto 18 anni e ho dovuto rispettare la sua volontà di non coinvolgere la madre nuovamente, per non essere nuovamente delusa dalle aspettative. Nell'arco di tempo della pausa estiva è stato importantissimo lo sportello online, che ha permesso una continuità nel mese di luglio e di agosto, quando la scuola era chiusa e quindi era chiuso chiaramente anche lo sportello, una continuità per Marta. Quello è stato uno dei momenti importanti che io ritengo sia stato il presupposto del lavoro per l'anno successivo allo sportello, perché c'è stata per la prima volta una ricerca dell'altro, ma una ricerca di aiuto, quindi una consapevolezza di avere comunque bisogno di essere seguiti e quindi un riconoscimento del suo malessere psichico. Il focus del lavoro quindi pian piano si è trasformato e quindi lo sportello, da funzione ponte tra madre e figlia, pian piano si è spostato tra Marta e i servizi presenti sul territorio, per finalmente accompagnarla ad intraprendere il viaggio della cura. Quindi ora mi auguro sia seguita. Queste sono informazioni che chiaramente noi abbiamo avuto dallo scorso anno, prima della pausa estiva, quindi mi auguro che comunque ora che abbia ripreso la scuola abbiamo comunque la conferma che lei venga realmente seguita dai servizi. Grazie.